Buongiorno a tutti, io ringrazio Paolo per avermi avuto al suo fianco e Paolo Mogello e il caro amico Paolo Costinaggio, con il quale ho avuto l'onore, devo dire, di condividere alcuni fero anni in Consiglio Provinciale, qui nelle sue arringhe in Consiglio Provinciale. Io ero sempre estasiato dal suo modo di parlare. Questo è stato un grande esempio per me, che ero giovanissimo, avevo 26 anni quando sono diventato consigliere provinciale. Cosa dire? È stato detto parecchio già stamattina. Io voglio testimoniare la mia presenza qui questa mattina per due motivi: uno di carattere personale e uno di carattere politico. L'amicizia che mi lega a Paolo Mongello è un'amicizia che va al di là della politica, perché ho avuto modo di stare insieme con lui 5 anni in consiglio provinciale, ho avuto modo di captare che persona è Paolo Mongello e io che sono uno che viene da. Non dal mondo della politica, la stampa lo sa, ma da tutt'altro mondo, perché purtroppo non ho una famiglia che ha fatto politica mai, è stato più un gioco in cui mi sono dovuto far camminare io. Per me l'amicizia, l'apporto umano sono cose che vanno al di là, per cui qui oggi confermo ancora una volta il sostegno a un amico che merita di giocare questo ruolo nel rispetto di quello che ha fatto per la provincia di Foggia, per quello che veramente può dare alla provincia di Foggia Paolo Mongello. Perché per 5 anni ha lavorato molto e bene per la nostra provincia, ha girato in maniera imperterrita per tutti i territori, conosce la macchina amministrativa, credo in questo momento meglio di chiunque altro ci sia sulla piazza della provincia di Foggia. Per cui la fiducia è incondizionata da parte mia. E l'altra questione di cui parlavo prima dal punto di vista politico è perché intanto io ho portato qui alcuni comunicati, alcune discussioni che hanno fatto i nostri maggiorenti di partito, parlo un po' al popolo di Forza Italia, un partito in cui intanto nessuno, credo Paolo, possa alzarsi la mattina e dire chi sta dentro e chi sta fuori. Mai. Intanto perché io riconosco un solo leader che si chiama ancora oggi Silvio Berlusconi, che mi ha tirato dentro, non lui personalmente, i suoi ideali, il suo modo di parlare, il suo modo di agire, quando io da neolaureato tornai da Picena, dopo essere tornato da Torino, e mi innamorai di Forza Italia in contrapposizione a quello che per 64 anni è stato il partito prima comunista, poi della sinistra da Picena, mi tesserai e abbiamo iniziato un percorso da Picena portando Forza Italia nel 2008, 2012 e 2014 a delle vittorie straordinarie, prima in provincia e poi per 2 anni al comune di Picena. Forza Italia è quel partito che mi ha sempre contattato, quel partito che oggi, quasi in maniera risibile, oserei dire, dice che io sono fuori, non sono manco tesserato. Salvo poi magari qualche mese fa chiamarmi per costruire, per riempire 5, 6 o 7 pullman quando bisogna andare a Bari. Chiamate Potenza perché uno che quando si muove porta sempre un sacco di gente. Poi magari oggi non sono più di Forza Italia. Con questo cosa voglio dire? Che non è che possiamo essere di Forza Italia giorno alterno perché lo decide qualcuno facendo dei comunicati stampa. Io richiamo quello che dice per esempio il nostro leader regionale, Raffaele Fitto, dove a Sirmione in tutta Italia, lo fa anche il nostro commissario provinciale, questo parlano, chiedono un partito nel quale si discuta, cioè loro chiedono un partito a livello nazionale in cui si discuta. Esattamente quello che io e Paolo Mongello da tempo stiamo chiedendo qui in provincia di Foggia. Io voglio dire brevissime cose, perché quasi 3 mesi fa mi recai a Roma, prima, Bari dopo, per parlare con i nostri maggiorenti provinciali e regionali del partito per lanciare un messaggio. Che intanto queste elezioni provinciali non sarebbero dovute essere la cartina tornasole per le eventuali primarie o regionali che siano, perché io conoscendo la provincia so quanto è importante in questo momento, anche se c'è stato un quadro normativo modificato, quanto è importante oggi la nostra provincia per tutte le questioni di cui ha già detto prima Paolo Mongello, e che soprattutto doveva considerare una condivisione territoriale come rappresentatività, come momento decisionale, come programma, come scelta dei candidati. Ho avuto tutte le rassicurazioni del caso che si danno in questi casi, salvo poi verificare che, dopo un tempo, che era stato già tutto deciso a tavolino. Ora, in un partito che chiede a livello nazionale che si discuta, dopo che un sindaco,
una persona che per 5 anni ha rappresentato il nostro partito a Palazzo Lugano, chiedono una discussione. La risposta qual è? Nessuna discussione, decisioni prese a tavolino e se non fai quello che dico io sei fuori dal partito. Questo è lo scenario che oggi deve avere chiaro bene in mente il popolo del centrodestra e il popolo di Forza Italia, perché è in netta contrapposizione rispetto a quello che ci chiede da anni Silvio Berlusconi e che è quello che dicono Fitto e Tarquinio tutti i giorni in Puglia o in provincia di Foggia. A questo è il momento per far capire ai nostri amministratori che non siamo solo, noi non vogliamo rompere il centrodestra, non vogliamo che ci siano due candidature del centrodestra, noi vogliamo invece che ci sia un centrodestra rilanciato, con nuovi stimoli, nuovi amministratori, coadiuvati da gente esperta, e la presenza, credo, di Paolo Costanzo qui vuole testimoniare che c'è anche un voler ricambiare, condividendo i percorsi, le idee, i programmi, con gente che ha fatto la storia del centrodestra in provincia di Foggia. Io oggi sono qui per difendere quello che è il lavoro fatto da Paolo Mongiello, perché proprio veramente per un po' di tempo c'era stato anche il mio nome come probabile candidato. Qualcuno ogni tanto si divertiva, quasi se io, che io volevo essere per forza il candidato alla presidenza della provincia. No. Oggi un sindaco, io nemmeno il mio peggior nemico consiglierei di fare il sindaco oggi perché veramente è una cosa drammatica. Figurarsi se io avrei avuto voglia di fare il sindaco in una città come Apicena e il presidente della provincia. Non so come farà Franco, persona stimabilissima, che tra l'altro lui sa che questa nostra posizione, almeno per quanto mi riguarda, non è contro Franco Landella, me ne guarderei bene, che stimo e rispetto, che lui sa quanto ci tenevo che venisse eletto sindaco di Foggia. Ma ritengo che sia abbastanza inconciliabile oggi che il sindaco di una città importante come Foggia, con tutti i problemi che ha Foggia, possa conciliare con il proprio impegno tutti i giorni anche la presenza a Palazzo Dogani. In un momento in cui oggi la figura del presidente della provincia è una figura molto più importante, ritengo, rispetto anche a quando eravamo noi in consiglio provinciale, con il nuovo assetto normativo. Per cui chiudo dicendo questo: noi vogliamo costruire una nuova proposta, diversa, che non è contro nessuno. Siamo in Forza Italia convintamente perché crediamo in questo contenitore politico. Non ci sentiamo minacciati da nessuno, anzi io a titolo personale sono in Forza Italia convintamente, non temo quelle che sono le articolazioni di stampa che vengono fuori in questi giorni, ma sono in Forza Italia fino a quando sarò convinto di essere in Forza Italia. Perché se ovviamente Berlusconi non sa niente di quello che succede in provincia di Foggia, ma se quello che sarà Forza Italia domani è quello che oggi è Forza Italia incapitanata, allora sono io a prendere le dovute determinazioni, caro Paolo. Perché significa che io sto lottando per qualcosa che non esiste, che non ci appartiene e che soprattutto è lontano dai cittadini della nostra terra. Che invece è vero e unico nostro obiettivo, perché tu sai, stiamo in trincea dalla mattina alla sera per difendere e tutelare i diritti dei nostri cittadini. Non faccio accenni di programma perché Paolo mi ha già dato alcune dimostrazioni, posso soltanto accompagnarlo in questo percorso, ma soprattutto con il cuore ti faccio un grande in bocca al lupo perché te lo meriti.